ma ancora qua? Ma che palle! Anche quello dietro di te ha allargato le braccia, come dire, che due c***o. Boh, cioè la caccia alle streghe, cos'è? Vorrei proprio sapere dove si sono messi adesso. A few moments later. Non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Bravi. Bravi. Ma così proprio piantati in mezzo alla strada? Bene fans, ci si erano spente le Sony, non so a che punto. Comunque siamo arrivati giù da lì, cioè dal Passo Palade, l'abbiamo finito e ci siamo fermati poco più avanti a guardare il navigatore e abbiamo visto che in realtà dobbiamo andare verso di qua, perché dobbiamo costeggiare la montagna e arrivare fino all'inizio del Passo Mendola e scendiamo dall'altro lato, che me lo ricordo meno bello. Porca miseria, qua sono belle anche le aziende, guarda come sono tenute bene. Ecco, se dovessi trasferirmi da qualche parte sceglierei il Trentino. È bello il Trentino. Con i canederli che sembrano delle palle di toro. Pensi sempre alle palle. Flashback. Strudelspeck canederli. I canederli sono delle palle in brodo. Tipo quelle della gente quando esce in moto ad agosto in tuta. Che schifo. Uguale, palle in brodo. Ma che schifo. End of flashback. Come potremmo rendere una strada una schifezza? Riempiamola di San Pietrini. Sono belli San Pietrini. Da vedere, non da andarci sopra. Da vedere. Ma qui? Wow. Non sono convinto fosse questa la strada, sinceramente. One hour later. Possiamo iniziare il Passo Mendola, che quando l'avevo fatto nel 2017 mi ero divertito veramente tanto. Guarda qua già come parte. Guardala lì l'unicorno. Ah. Oh, morire che ne becchiamo uno verde. Che cordialità. Sì, appunto. Boh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, si fa 3, 2, 1. Via. 3, 2, 1. Via. Senti come fischia. Ah, ce n'è qua anche un altro di semaforo. Quanto bello è l'asfalto qua. Parte di ingarellamento! Taglia la curva, attenzione! Adesso parte l'ingarellamento! Perché ci vuole anche un po' di divertimento, altrimenti... Cioè, va bene il turismo, ma un po' di divertimento ci vuole. Sce bene, prebene! Ah, attenzione, attenzione. Ah. Ah. Oh, c'è un posto di blocco o qualcuno è andato in terra. Esatto. Ero così lanciato nell'ingarellamento, niente.
ma che palle. E niente, cioè ci facciamo il mendolo a 50 all'ora fondamentalmente adesso. Sì, che poi magari la, cioè, è tipo tra 2 chilometri. Va a saperlo, però se sentono i missili che arrivano. Beh, io sto dietro a questo qua. Così tu dici, nella sfiga ferma lui. Sì, no, perché anche lui ha rallentato. Non lo supero. Ah, no, no, certo, non superarlo. Vedo, anche la macchina ci ha fatto segno di rallentare. Qua c'è una moto senza proprietario, tipo. Allora magari qualcuno è andato in terra. Non lo so, la sto buttando lì. Perché posti di blocco metapasso che anche le macchine ti fanno gli abbaglianti. Strano. O al massimo riscendiamo e lo rifacciamo, se sappiamo dove sono. Ah ah, polizia. Ce ne saranno due, dai. Non penso. Pericolo scampato. Occhio che arriva un missile. Adesso hai... hai ripreso l'ingarellamento e non mi vuoi far passare? Mi sto divertendo sull'unico passo bello che abbiamo fatto oggi. Ah, ma ancora qua? Ma che palle! Anche quello dietro di te ha allargato le braccia, come dire che due c***o. Beh, comunque ragazzi, il Mendola è stupendo, ha delle curve pazzesche, l'asfalto perfetto. Però non sapevo che la domenica facessero questi posti di blocco così. Cioè, uno giù, uno su. Boh, cioè la caccia alle streghe, cos'è? Vorrei proprio sapere dove si sono messe adesso. A few moments later. Non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Ma così proprio piantati in mezzo alla strada? Meanwhile. Vabbè, sto andando a 67 all'ora. Questo pezzo qua era una cosa fantastica. Ma che poi dov'è che si mette? Cioè, poi è stretta, non so dove si mettono. Porca troia. Boh, non segnerà più niente nessuno in realtà. Boh. Adesso butto un occhio giù, guarda che figata. Sì. Cosa vuol dire? Elicottero. Elicottero? Ah, polizia. Sembrava il simbolo di quando fai l'elicottero col pisello. Ma invece simulava il lampeggiante. Questo qua dietro di te pensavo già di grattare i gomiti su tutte le curve, invece sta smadonnando. Cosa fa? No, niente, tipo come quello con l'RSV4 in Valtrebbia. Flashback. Sei in casa? Sto male. End of flashback. Ah, ma c'è la funicolare? Funicoli funicolà? Beh, guarda lì che è sceso il trenino. Na 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 na. Che sbattimento comunque. Non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Bravi. Bravi. Ma così proprio piantati in mezzo alla strada. You get the idea. Non mi fermeranno mai, vero? No, dai. Bravi. Meanwhile. Beh, quindi si può andare? Sì, ormai siamo in cima. E la coglie di sorpresa? Te l'aspettavi, eh? Non te l'aspettavi. E praticamente niente, non puoi né scendere né salire. Né salire.
e non posso né scendere né salire, e né scendere né salire. Magari ci sono anche dall'altra parte, che la discesa dall'altra parte fa abbastanza cagare. E cioè, era questo il tratto bello, che volevo apposta salire da questo lato. Però è andato clamorosamente a p***ane in questa maniera. Vabbè. E invece no. Beh, comunque la copertina del video potrebbe essere l'immagine dei carabinieri in mezzo alla strada. Esatto. Con scritto vai fino in Trentino per il posto di blocco. Luna, siamo arrivati in cima, ce lo siamo bruciati in questa maniera veramente tremenda. Che gioia. E ma se non si rischia mai nella vita? Vabbè, cerchiamo un posto appartato dove mangiare, va, un posto nella vita. Vabbè, più avanti, non qua di certo, che c'è proprio il centro. And tra tararico si cosa pam pam pam. Ma porca miseria, ma cosa fanno? Io mi ero fermato qua l'altra volta sull'erba. Ah, lì c'è una panchina vicino alla chiesa. Bene fans, siamo arrivati in cima al passo Mendola, ce lo siamo clamorosamente giocato con il posto di blocco della locale e il posto di blocco dei carabinieri proprio piazzati in mezzo alla strada, che comunque quella maniera lì di fare i posti di blocco in mezzo al tornante, mica, ma è pericolosa, non va mica bene, secondo me non è in regola quel modo lì di fermarsi. Nella disgrazia, metti, arriva uno a cannone perché arriva a cannone, se lo trova lì in mezzo cosa fa? O lo investe o cade. Sì. Non mi sembra molto intelligente, sinceramente. Metti, ti palettava dove ti fermavi? In mezzo al tornante a fare il controllo? Boh, io veramente non lo so, incredibile. Detto questo, togliamo il casco, mangiamo e... Poi salendo, quasi in cima, posto di blocco dei carabinieri, piantati in piedi in mezzo al tornante. Cioè, va bene tutto, va bene far cassa, va bene fermare le persone, va bene controllare, ma perché ti devi mettere in mezzo al tornante in piedi? Che se disgraziatamente arriva una persona che... in un momento in cui nessuno gli ha segnalato il posto di blocco e ti arriva lì a cannone, cosa fa? O ti investe o cade. Boh, comunque secondo me non è il modo di fermare la gente, anche perché ormai ci sono le telecamere ovunque, uno si vede lì che stai facendo un posto di blocco dentro una piazzola, gli metti la paletta e scappa 2 chilometri più avanti, ormai telecamere veramente ovunque, controllo del traffico, quelle che controllano i varchi di accesso ai paesi per vedere se la gente paga l'assicurazione, il bollo, ci sono telecamere ovunque. E tu cosa fai? Ti metti in mezzo al tornante a fermare la gente che magari rischi di farla cadere. Per cosa poi? Per controllargli lo scarico, la carga? Boh, io non capisco veramente.